Bentrovati alla decima puntata di Parola di Vita. Come sempre vi portiamo alla scoperta delle realtà parrocchiali della Diocesi di Benevento. Restiamo ancora una volta nella zona sabatina e per questa settimana vi abbiamo portato a Beltiglio. Precisamente siamo nella chiesa del Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria e qui con noi c'è Don Paolo Scarafoni. Sì, molto lieto. Questa è una parrocchia piccolina che fa parte appunto della zona sabatina. Sono 1600 abitanti che fanno parte di questa frazione di Ceppaloni che si chiama Beltiglio. Il territorio però è molto ampio, da una parte confina con San Leucio, poi scende giù alla via Appia e confina con Apollosa, Tufara, addirittura arriva ad Arpaise e Pannarano, e poi dall'altro lato confina con San Giovanni e con Ceppaloni. Dunque, Don Paolo, raccontaci qualcosa in più sulla storia di questa bellissima chiesa. Questa chiesa molto bellina era una piccola chiesa di passaggio su una strada. Dove siamo noi, dietro a noi c'era la porta antica da dove si entrava in questa chiesina, che era proprio fiancheggiava una strada, quindi una via di passaggio, e era un luogo di conforto per chi doveva passare, doveva ristorarsi, doveva pregare un poco. Era piccolina, molto piccolina, però poi intorno a questa chiesina si è sviluppata questa cittadina, e dato che si è sviluppata sul lato destro e verso l'alto, possiamo dire che la configurazione di questa chiesa è cambiata. All'inizio del 1900 è stata fatta la bella facciata che ricorda lo stile romanico in mattoni e dunque è molto, molto suggestiva. La chiesa è stata ristrutturata varie volte, l'ultima ristrutturazione risale a una decina d'anni fa e la sistemazione, diciamo, è bella, in modo che invita alla preghiera e alla partecipazione. Chiesa a tre navate, vediamo una navata centrale molto più grande, altre due laterali più piccole, ma quello che salta subito all'occhio è la presenza notevole di questo marmo rosa che riveste gran parte delle strutture appunto di questo edificio. Sì, questo rivestimento, come dicevo, è di rosa, è abbastanza antico, poi è stato anche completato in questo secolo, nel 1900. In questa parte dove ci troviamo noi è proprio inizia il prolungamento che è stato realizzato successivamente, quando la chiesa è diventata parrocchia. Infatti questa chiesa possiamo dire che era una cappellina che dipendeva dalla parrocchia di Ceppaloni anticamente. Dato che poi il paesino si è sviluppato e è cresciuto come numero di abitanti, è diventata parrocchia a sé stante. Ecco, come vediamo, la navata principale porta all'altare, al presbiterio e all'altare, dove c'è l'immagine del Cristo crocefisso, naturalmente il Santissimo Sacramento, e poi al lato sinistro la patrona, che possiamo dire è tanto amata, è la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, la Madonna di Pompei. La devozione al Santo Rosario è più antica della Madonna di Pompei, però oggi nell'immaginario comune la Madonna del Santo Rosario è di Pompei. Sulla sinistra, la navata sinistra invece è dedicata, piccolina però è dedicata a San Biagio, proprio perché è una devozione molto molto sentita. E sulla navata destra abbiamo Sant'Antonio. In questa parrocchia la devozione a Sant'Antonio da Padova è anche molto sentita, infatti a giugno, 13 giugno, celebriamo una messa in una contrada dove c'è una cappella a Sant'Antonio e vi partecipano anche tante persone. Poi possiamo dire che
per le feste patronali. In questa parrocchia si portano la statua della Madonna e anche la statua di San Biagio, dipende appunto se è la festa della Madonna o la festa di San Biagio, nelle contrade. In questa, dicevo che è un territorio ampio, quindi ci sono più, mi sembra 12 contrade, e alcune un po' lontane, e quindi in queste occasioni le famiglie di queste zone richiedono la presenza che scende al santo. È anche un segno della benedizione e della comunione con la comunità, con la chiesa. Ecco, sulla sinistra, sulla nostra sinistra, sulla navata sinistra, che è quella dedicata a Sant'Antonio, abbiamo anche l'ingresso a una cappella laterale. In realtà questa cappella laterale anticamente era il presbiterio, essendo la forma, diciamo, la direzione e l'orientamento della chiesa rivolta in altro modo, quella era il presbiterio, ed è giusto perché è il lato dove sorge il sole. Anticamente il presbiterio si faceva proprio dalla parte dove sorge il sole, in modo che quando si celebrava l'Eucaristia la mattina presto era proprio anche dove sorgeva il sole, si attendeva il Cristo che tornava a noi, un motivo di speranza, di attesa del Signore che ritorna. In questa cappellina è dedicata a San Paolo, San Giovanni Paolo II, è stata adibita proprio quando è stato beatificato. Oggi, a maggior ragione che è diventato santo, è molto cara. È molto cara a noi. Sopra l'ingresso della cappella laterale di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, abbiamo un quadro antico, non si sa la data, però è un quadro antico, una tela della Beata Vergine Maria della Madonna di Montevergine. E questo possiamo dire che è l'icona più antica che c'è in questa chiesa. Tutte le altre sono state rinnovate nel tempo e sono belle immagini di questo nostro del secolo del 1900. Tu da quanto tempo sei parroco qui a Beltiglio e che comunità hai trovato quando sei arrivato qui? Sì, sono questo è il quinto anno, diciamo che la realtà che ho trovato è una realtà dove ci sono tanti doni, carismi, belli e allo stesso tempo diciamo alcuni elementi, alcuni aspetti sui quali bisogna pregare, lavorare per cercare di migliorarli. Una cosa bella che io dico spesso, qualche volta dico alla comunità, è il dono della celebrazione. Qui le celebrazioni, la celebrazione eucaristica, il battesimo, i matrimoni, sono molto belli, nel senso che non per l'estetica, diciamo, e lo sfarzo esteriore, ma nella semplicità, proprio per la partecipazione delle persone, della comunità. Si sente proprio la partecipazione viva. E questo non è facilissimo trovarlo, è un dono che il Signore concede. Probabilmente non si rendono neanche conto di questo dono, però chi può conoscere tanti posti si rende conto che si può capire che questo è un dono. E poi possiamo anche dire che ci sono altri elementi che di benevolenza da parte del Signore, come per esempio la protezione di San Biagio, l'attaccamento alla Madonna. Queste non sono cose che si danno per scontate e quindi bisogna veramente ringraziare il Signore che sia così. In generale possiamo dire l'apprezzamento per tutto quello che è la grazia di Dio, no? Le persone desiderano molto
la benedizione, la benedizione delle case, la benedizione delle famiglie, desiderano anche, diciamo, i sacramenti. Quindi in questo senso ci sono veramente dei doni che il Signore sta facendo, e su questa strada bisogna continuare a progredire. Quanto riguarda le attività, invece, le realtà che ruotano intorno? D'altro canto, in questa comunità è necessario, diciamo, il cammino che bisogna fare è di migliorare, ampliare, accrescere il senso delle belle relazioni fra le persone, no? E questo è un cammino, io credo, che in generale oggi nella società tutte le comunità devono fare. Un aspetto importante in questo periodo è stato quello di istituire la Caritas. Ecco, una settantina di persone, diciamo una quindicina di famiglie, 15-20, una ventina di famiglie sono in qualche modo insomma, assistite, possiamo dire in questo modo, oppure, diciamo, hanno l'attenzione, no, da parte della Caritas, un gruppo di persone che hanno già svolto il loro percorso per poter essere operatori, e lo stanno facendo con grande rispetto, con grande dignità e con grande anche spirito di servizio. E poi il catechismo è un altro elemento molto importante, perché ci sono tanti bambini. Questo è un paese speciale in questa zona, perché ci sono tanti bambini. Abbiamo la scuola elementare che raccoglie i paesi intorno, e più della metà dei bambini sono proprio della nostra frazione. Quindi abbiamo quasi 50 bambini al catechismo. In un paesino così piccolino è una bella cosa. Le nostre catechiste, tutte donne. Io sempre chiedo se c'è qualche uomo che vuole fare da catechista, ma non riesco ancora, non rispondono ancora. Se le catechiste, possiamo dire, si impegnano molto, e abbiamo anche quest'anno due insegnanti di religione che si sono messi a disposizione per fare il catechismo. E poi abbiamo anche la lettura del Vangelo. Stiamo insistendo sulla conoscenza e soprattutto sull'incontro sul Vangelo, ovvero riscoprire la profezia, l'essere la nostra caratteristica di essere profeti. Ho pensato quest'anno di avviare, e così lo faremo, due cose ancora: quella delle famiglie giovani sposate da poco, l'anno scorso oppure negli ultimi anni, che hanno i bambini piccolini, proprio perché hanno delle problematiche affini, quindi cercheremo di fare degli incontri insieme. Sono ragazzi che si conoscono da quando erano piccoli. E poi la sensibilità agli emigranti. In questa parrocchia abbiamo circa 500 persone nate qui che sono all'estero, e se consideriamo la loro famiglia, le discendenze, eccetera, il bacino di utenza di chi è interessato, può essere interessato ad avere legami con questa comunità, è veramente notevole. Ultima cosa anche importante: questa parrocchia ha questa caratteristica missionaria. Ci sono da vari anni alcuni operai che partecipano alle missioni in Etiopia. Grazie Don Paolo per averci accolto e per quello che ci ha raccontato oggi. Vi lasciamo adesso al commento al Vangelo, appunto, di questa domenica 10 novembre. Buon ascolto a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se a qualcuno muore un fratello che ha moglie, ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette, e morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna dunque nella risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti
non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Questa è la 32ª domenica del tempo ordinario. Il messaggio che ci viene dalla liturgia della parola è il messaggio della risurrezione, ma non tanto la risurrezione di Cristo quanto la nostra risurrezione. Ecco che è strettamente legata a quella di Cristo. E quando soprattutto la prima lettura e il Vangelo affrontano con chiarezza questa tematica. Nel Vangelo noi siamo abituati ormai nelle nostre comunità cristiane a considerare con poca attenzione la nostra risurrezione, la risurrezione dai morti, la risurrezione completa nostra, del nostro corpo, quando appunto il Signore tornerà e ci farà risorgere pienamente per farci entrare in paradiso. Possiamo dire che al massimo noi consideriamo la sopravvivenza della nostra anima, ma questo non è la fede cristiana. Ecco, una semplice sopravvivenza dell'anima, l'immortalità dell'anima, porta a una considerazione troppo individualista, troppo personalista di una futura felicità. Mentre invece la risurrezione in Cristo significa partecipare a una vita nuova che proprio è con Dio, insieme a Dio e con tutti i fratelli, ovvero qualcosa di più bello, di più grande, che avverrà quando il Signore disporrà che noi risorgiamo pienamente. Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato si dice proprio questo, che noi saremo simili agli angeli. Sta parlando pertanto del paradiso. Quando nel Vangelo si parla degli angeli si fa allusione al paradiso, il luogo di Dio dove sono gli angeli. Quindi la nostra risurrezione significa una relazione con Dio in una dimensione proprio della sua vita, e dove tutti noi saremo figli di Dio, rigenerati da Dio. Quindi è sulla base di questo rapporto, di questa relazionalità con Lui, con il Signore, con il Cristo risorto, che noi diventeremo pienamente figli di Dio. La nostra risurrezione significa veramente acquisire, incorporare in noi, entrare in una nuova vita, e non da un punto di vista solo individuale, ma veramente una nuova vita che è insieme al Signore e insieme a tutti gli altri. Il Signore ci farà risorgere, possiamo dire, in comunità, sì individualmente ciascuno, ma in comunità, proprio per partecipare a una vita tutti insieme. Allora questo ci spinge a incominciare a vivere fin da adesso in questa nuova prospettiva. Ecco, questa speranza che il Signore realizzerà, forse l'abbiamo abbandonata. Noi non crediamo tanto possibile che possa esistere un mondo dove tutti si amano e dove il Signore è presente fortemente. E quindi abbiamo come abbandonato questo. Questa visione di una vita comunitaria piena di felicità. Per questo abbiamo abbandonato il paradiso, però possiamo dire che questa speranza noi la dobbiamo recuperare e dobbiamo incominciare a vedere nelle nostre comunità già fin da adesso che una vita nuova sta cominciando, proprio la vita del paradiso. La vita nuova in Cristo è la vita dell'amore. Ecco alcune le comunità dove le persone si vogliono bene, dove le persone si mettono al servizio gli uni degli altri, dove non si vive più per se stessi in un modo individualistico, dove soprattutto i più deboli, i più piccoli sono al centro dell'attenzione. Queste comunità già prefigurano il paradiso e ci danno tanta speranza. Se noi vediamo che questo avviene, incominciamo a pensare che è anche possibile che si realizzerà veramente il paradiso.
Auguro a tutti veramente buona domenica in questo tempo in cui abbiamo ricordato i defunti, i nostri cari defunti. Rivolgiamo con maggiore speranza i nostri cuori verso il paradiso e cominciamo a vivere tutti nell'amore.